Radio Denuncia questa. Il liceo più duro di Roma. Tutti sono presi da questo clima di siamo la scuola più difficile di Roma. Non è una scuola adatta per chi non ha voglia di fare nulla. O forse no. Non mi sono mai ammazzato di studio, io. Una gabbia di matti. Sì, assolutamente no, gente strana. Però non è detto che interessante e strana non coincidano. La scuola più bella del mondo, perlomeno il classico migliore della capitale. Lo dice anche la Fondazione Agnelli. Un covo di comunisti. Sì, forse la fama anche di scuola politicizzata, quello c'è. Il ritrovo dei radical chic. Beh, questo un po' è vero. Il liceo dei figli di papà. Qualcuno sì, qualcuno no. Una palestra di democrazia e così via. Benvenuti al Tasso, quel luogo fisico, ma soprattutto quell'idea su cui ognuno ha la propria opinione. E ci mancherebbe altro, perché proprio questa libertà di pensiero rende il grande liceo della capitale quella leggenda che tutti amano raccontare a modo loro. Chi ha passato anni in questi lunghi corridoi a scacchi bianchi e neri ha giocato la sua partita, e chi la sta ancora giocando, di un fatto è certo. Questo non è un liceo per pigri, ma qui si impara a diventare individui, a scoprire e a costruirsi una personalità. C'è un senso di appartenenza in realtà. La bella sede del liceo, disegnata da Mario Moretti, fu il maggiore successo di uno dei presidi illuminati, Venerio Orlandi, che riuscì a ottenerla nel 1908. Oggi è un bel edificio, all'epoca era quasi futuristico. L'età anagrafica della scuola fa sì che gli studenti godano di aule ariose, impensabili per l'edilizia scolastica contemporanea. L'aula magna poi è una delizia, e i pannelli hanno risolto il problema della disastrosa acustica, tanto da rendere ancor più piacevole questo luogo di incontro, che ha visto innumerevoli ospiti, dibattiti, spettacoli teatrali e che permette ai ragazzi di svolgere le loro vivaci assemblee. Si è sempre parlato di temi fondamentali, attuali. Ho avuto molte occasioni per svolgere incontri formativi anche sui temi di cultura generale o politica, che magari in altri licei non sono attivi. Non manca una ricca biblioteca affidata al sistema di catalogazione universale OPAC, l'aula di chimica, di informatica. Uno dei pezzi forti è però il Museo della Scienza, al cui allestimento i ragazzi hanno partecipato attivamente. Qui si conservano oggetti affascinanti, qualche professore, strumenti dai nomi irripetibili, fossili, animali impagliati, e la leggenda vuole che questo scheletro, cui ognuno di noi ha dato un nome diverso negli anni, sia un ex alunna. Ma rassicuratevi, a essere sopravvissuti siamo in molti, come queste due ragazze che oggi non si pentono affatto di essere passate di qui. Secondo me vale la pena farlo, anche se è tosta. È una storia un po' travagliata, ho scoperto questo amore solo l'ultimo anno. E sondando gli animi di chi è ancora dentro, i pareri sono quasi tutti concordi. Chi studia ce la fa, e con un po' di metodo e di organizzazione si può andare alla grande. C'è una via di mezzo tra i discorsi della preside, che dicono 4-5 ore al giorno, e il non fare niente. Cioè, se inizi prendendo tutto sotto gamba non andrai da nessuna parte. Poi c'è chi non rinuncia alla parresia. No ragazzi, va detto, non è possibile. Chi si affida molto in alto, chi non ha paura di niente. Mi piace la sfida. Chi è un fan sfegatato? Io non la cambierei per nulla al mondo. Qui, se uno vuole studiare greco o approcciarsi al latino in maniera seria, è l'unico posto in cui lo può fare. Anche se non sempre vedono l'utilità immediata del latino e del greco. La causa principale è la mia stempiatura imminente. E se gli chiedi come va, ti rispondono: una favola. Molti sanno già che quella ginnastica del cervello li riparerà da tanti inverni. Dopo una versione di latino e di greco, tutto risulta, qualsiasi tipo di testo risulta molto più agevole, più facile da capire. E che li aiuterà in qualsiasi campo. 5 anni di studio classico e poi no, basta. Chimica, deciso. Il che rende differente questa scuola, oltre al noto rigore richiesto a chi ci studia e alla grande preparazione di chi ci insegna, sono senza dubbio le innumerevoli attività che vi si svolgono. Dai corsi di conversazione e lingua, ai certamini interni ed esterni, alle olimpiadi di matematica, italiano, scienze, dalla partecipazione al Parlamento Europeo dei Giovani, ai viaggi della memoria, ai vari laboratori di arte e musica, alle attività sportive. E ancora viaggi di istruzione, scambi internazionali, percorsi all'insegna dell'interdisciplinarità per sviluppare la curiosità e potenziare le capacità dei molti giovani intellettuali che si formano fra queste mura. Particolarmente degni di nota sono laboratori come quello d'archeologia, così amato dall'indimenticabile professor Giorgio Massi.
il laboratorio di greco e matematica che ha visto alcuni studenti tradurre gli elementi di Euclide sotto la guida di Lucio Russo. E poi la grande tradizione del Tasso, il laboratorio teatrale. L'anno scorso abbiamo fatto teatro classico qui a scuola e abbiamo fondato una compagnia, la compagnia teatrale stabile del Tasso. Ci vedevamo tutti i lunedì a scuola dalle 2:30 alle 5, fino a quando non ci buttavano fuori, perché poi continuavamo qua fuori fino alle 7. Abbiamo lavorato sull'Edipo Re, l'abbiamo un po' adattata. Sofocle di Euremat, l'abbiamo rappresentata a Palazzo Lagreide. Sì, in quello che era il teatro antico. Infatti, personalmente è stato strano fare un qualcosa anche di più moderno, perché per come l'avevamo fatto noi risultava modernizzato l'Edipo. In questo posto dove invece secoli e secoli prima avevano fatto magari attori greci, antichi, l'Edipo serio. Senza contare quel che può accadere in occasioni di ricorrenze speciali, come è avvenuto per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Insomma, l'avete capito, studiare qui cambia la vita. Se è meglio o in peggio, beh, questo dipende soprattutto da voi. Ma non fatevi illusioni, per arrivare in alto non esistono scorciatoie. Bisogna costruirsi basi solide. Certo, se avete una testa così, meglio per voi. Altrimenti un po' di serietà e di dedizione saranno sufficienti. Datemi retta, raccogliete questa sfida, perché gli anni passati qui dentro non sono mai stati per nessuno anni sprecati.